dai qua pure cataio e manco sai quando ti desio. Tu non lo sai come chiancio staio quando per un momento non ti viro. Dintra di l'arma mia una vampacciaio e lume corietto e non lo mio. Si muore un paradiso, non ci vaio, perché per amare a Dio non penso a Dio, perché per amare a Dio non penso a Dio. E tu sapendo sta muresti bene, mi lassi morire come un cane. Ma solo si d'ogni cieco mi intratteni, spero di convincere di domani. Spero di convincere di domani che tu non mami e che io ti voglio bene. Che il tempo passa e m'hanno messaggeri, non mi lasciare st'amore in tra sti peni. Perché per mia tu sei l'acqua e lo pane. Perché per mia tu sei l'acqua e lo pane. L'acqua e lo pane. Bravo! Bravissimo, complimenti! Allora io adesso mi corro l'obbligo di presentare gli ospiti. Poi io devo ringraziarti, sono onorato che sei qua insieme a noi. Grazie, Bispo, tu lo sai che lo faccio con piacere. No, ma io ti ho rubato perché è un altro impegno importante. Sì, con sì, 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 col registro di Corrigia Vittorio Allano. Sì, io sì. Ti ringrazio perché ci tengo. Ho telefonato e ho detto che vengo qualche ora più tardi, più tardi. Già loro lo sanno. Sì. Allora, Luciano Busacca è il cantastorie dell'Expo per la regione siciliana a Milano. Ci siamo? Sì, sono stato a ottobre. Sì, a ottobre. È una cosa veramente bellissima. Io devo sì. Dire che io quando ero ragazzino, che ora non lo sono più, di cantastorie a Bensini venivano a centinaia. Ed era una cosa veramente bella perché sì. Faceva ricordare delle cose che succedevano. Oggi è la TV che ne parla, mentre sì, prima sì. Il cantastorie. Perché in effetti il cantastorie era il giornalista di una volta, yeah. Perché così come ciao. Il giornalista usava diciamo la foto per attirare l'attenzione delle persone, anche noi come cantastorie usiamo il cartellone per attirare l'attenzione delle persone e poi con quello che diciamo magari andiamo a colpire un po' il sentimento, il cuore. Così il giornalista, dopo che uno vede la foto, comincia a leggere e certo. Non so, si commuove per quello che legge o ride, oppure comunque il sentimento viene dopo, arriva dopo. Io prima non... è direttamente va a colpire direttamente il cervello, la curiosità. Sì, è sì. Vero, vero, bravo. Poi bravo. Abbiamo Stefano Papauro, che è un ragazzo che ancora studia. Sì. E io me lo porterò appresso con me nella speranza che si aggiunge a noi anche Pippo Prevedella, che è venuto sempre con noi, ma adesso sta male, gli auguriamo di stare bene. Poi abbiamo la poetessa Maita Franca. Ciao. Che ha tante persone che dicono: ma quella signora legge bene, meglio per lei. Io oh. Che, quando leggo io le mie poesie, appunto,
Mi dovete scusare, leggo per quello che posso. Adesso ti diamo la parola alla poetessa Maida. Io vorrei leggere riguardo il cartellone. La livella, ve la ricordate di Totò? Ci sì, provo a leggere il napoletano. È la prima volta che la leggo. Qualcosa di simile, sì, qualcosa di simile. Sì, è la prima volta che la leggo. Allora, Alibella, ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti andare al cimitero. Ognuno l'ha da fa che sta creanza, ognuno l'ha da tenecchi sto pensiero. Ogni anno puntualmente in questo giorno di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado e con dei fior adorno il locolo marmorio di zi Vincenza. Stanno m'è capitata un'avventura dopo di aver compiuto il tristo omaggio. Madonna, sì c'è, penso che paura, ma può facetta un'anime coraggio. Ho fatto e chisto, statemi a sentire. Si avvicinava loro da chiusura, io tomo stavo per uscire, buttando un occhio a qualche sepoltura. Qui dorme in pace il nobile marchese, signore di Rovigo e di Belluno. Ardimentoso eroe di mille imprese, morto l'11 maggio del 31. O stemma qua con una coppa a tutte. Sotto una croce fatte lampadine, tre mazze rose con una lista e lutte, cannele, cannelotte e stellumini. Proprio azzeccata a tomba sto signore, c'è Stefana da tomba piccerella, abbandonata senza manco un fiore, se penso solamente a crucella. E in coppa a croce appena si leggeva Esposito Gennaro Nettorbino. Guardandola che pena mi faceva sto morto senza manco un lumino. Questa è la vita, in capo a me pensavo, che ha avuto tanto e che non aveva niente. Sto povero Maron s'aspettava, capuro tanno dopo morto, era pezzente? Mentre fantasticavo sto pensiero, si è già fatto quasi mezzanotte, ero metto in chiuso prigioniero, morte e paura innanzi a cannelotta. Tutto ad un tratto, che ve qua lontano, due ombre, avvicinarsi a parte mia. Pensai, sto fatto a me, mi pare strano. Sto angosciato, o dormo in fantasia? A te, che fantasia, ero marchese. Co tuba caramello un coppo strano, chi lato appriesso e isso brutto arnese, tutto fetente con una scopa in mano. E quello certamente è Don Gennaro, un morto poverello scupatore. In questo fatto non c'è veco chiaro. Son morto, se ritirano a che sora. Poteva sta a me qua se no palmo, quando un marchese si fermava e botto. Savota e tomo, calmo, dicette a Don Gennaro, giovinotto. Da voi vorrei saper, vile carogna, da quale ordine, da quale ardire e quale avete osato di farvi seppellir per mia vergogna accanto a me che sono un blasonato? La casta e va, sì, rispettata, va rispettata, ma voi perdeste il senno e la misura, la vostra salma andava sì inumata, ma seppellita nella spazzatura. Ancora oltre sopportar non posso la vostra vicinanza o puzzolente. Fa dopo quindi le cerchiate un fosso tra i morti pari fra la vostra gente. Signor Marchese, non è colpa mia e non avesse fatto chi sto torto, mia moglie è stata a fa sta fesseria. E chi potevo fa se ero morto? Se fosse vivo mi faria contento pigliasse a casciolella
quei quattro ossa e proprio muovi, da questo momento me ne trasi sentito dentro un'altra fossa. Mamma mia, quanto è lunga. E cosa aspetti, o turbe malcreato, che l'ira mia raggiunga l'eccedenza? Se io non fossi stato un titolato, avrei già dato piglio alla violenza. Fammi vedere, piglia sta violenza. A verità, Marché ha messo scucciata e ti senti si perdona e si perdo la pazienza, mi scordo che sono morto e sono ammazzate. Ma chi ti crede d'essere, no Dio? Cadinto vuoi capire che siamo uguali, morto sì tu e morto pure io. Ognuno com'è nato tale e quale. Lurido porco, come ti permetti paragonarti a me che binatali illustri, nobili e perfetti, da fare invidia a principati e reali? Tu qua Natale, Pasqua, Epifania, tu vorrai mettere in testa, in capo e in tuo cervello che stai malato ancora e fantasia? A morta sai quand'è, o sai quand'è, è una livella, non re, non magistrato, non grand'uomo, trasenno sto cancello, ho fatto punto, che ha perso tutto, a vita è pure un uomo. Tu ti hai fatto ancora chi sto conto? Perciò stammi a sentire, non fa Orestio, supportami vicino a te, che importa? Sti pagliacciati fanno sulle vive, mu, noi siamo seriamente, apparteniamo alla morte. Complimenti, complimenti. Scusate, ma io la prima volta che la leggo, poi specialmente... Allora, in, adesso sì. Tocca a te, quella sì. Del Ricco che la stessa cosa. Facciamo questa storia sì, della... Sì, sì, sì. A me piace perché ricorda la morte irresorabile che arriva e il miliardario che non vuole morire. Ecco qua. E se te ne sei accorto, la faccia del miliardario che ho messo qua è la faccia di Monti, del senatore Monti. Ai, ai, ecco. Capisci, Mischino, aveva così pochi soldi che il napoletano l'ha fatto magari senatore per farci guadagnare qualche cosa. E a vita, e a vita. A vita, senatore a vita. E a noi ci ha inguaiato. Chi allora. Stia a Fornero? Allora. Questo, diciamo, questa storia parla di un miliardario, come sapete i miliardari non vogliono mai morire perché vogliono godersi la vita, ma la morte quando arriva, arriva per tutti, non guarda nessuno in faccia. E quindi ognuno pensi al miliardario che conosce o che ha letto in qualche giornale, io penso anche il mio amico che è questo mondo. E allora questi miliardari... Normalmente, quasi tutti i sabati e domenica fanno delle riunioni, feste fra di loro che si conoscono per fare intrallazzare, concussione, pagamento sotto banca e cose, sempre per arraffare denaro. Quando finiscono di mangiare, poi ognuno va a casa, si assettono nella scrivania cacciano e si cominciano a fare tutti i punti dei soldi che devono ricevere, dei intrallazzi. Delle corruzioni che fanno. Perciò visto, mentre che sta puntando i sordi quando c'è, quando arriva, si sente bussare alla porta. Me, i due c'è in mezzo. Ma mo compare che si scorda le sigarette. Qui, io, la morte sono. È giunta l'ora di cangiare il regno. Oh, ma che stai dicendo? Ma io della mia casa non mi scugno e dall'altro mondo non ci vengo. Se non c'è qualche tassa da pagare, io paio qualunque somma di denaro. Risata sarcastica della morte. E la ricchezza che ti fa sparare, io non accetto nessuno valore. Sogno la morte non mi può comprare, non c'è un regnante e non un imperatore. Io sogno la più brutta delle brutte, ma sogno onesta e precisa con tutte. Ah,
Perché su c'hai l'ossa secche secche, tu arti asciutte? Perché con chi ne ricche tu non contratti? Ma tu ti facissi la più grassa di tutte, se con chi ne ricche viene a patte. Amanda, facciamo un patto, un anno di ritardo, e io te pai a te ogni giorno un miliardo. Minchia, ma se commento male queste sorte. Amico, se cucciute e se ti stardo, io con le sorte lì, manima all'ordo, forse me ne lasciata che è tardo, e senza che ti porti manco un sordo, ogni ti porto io c'è l'uguaglianza, non c'è ne serve manco pagionanza. E qua il senatore Monte cerca di far sapere il due guerra e ci dice: oh, ma io sono un uomo d'importanza, ca. Sogno cresciuto a mezzo alla potenza, abituato a mezzo all'abbondanza, a ste serve. Ma manco c'è l'ogno conferenza. Hai un miliardo accatastato e tu mi vuoi portare a mezzo all'affamato? Ma che mica sei oggi da fare una scocciaizza, va? Ah, le tue scorse amico sono sbagliate, le ricchi da sta terra ricchi siete, manda lo mondo della verità, li ricchi manda un sordo possedete, da siete tutti allo stesso livello, non c'è né ricchi e manco poveriello. No, 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 mi dispiace, tu sei la morte, ma non hai cervello, sì come un piro senza pericolo. Secondo te, avessi allassare denaro e castiello e comandare non posso più a nulla. Ma non ne capivo tu, ma che non lo sai che l'ornatare senza di lo comando scancio di fare bene fanno danno. Inutilmente amico stai lottando, io con le tue discorsi non mi arrendo, le ricche amiche lo corriteranno, ma si di scarsa e debole di senno, e tu la vostra barbera munita vi scapricciate mentre siete in vita. Mizzica, parla come una belva infelucita, ed è per chi so che si odiata, l'unica persona ti chiama e ti invita e dal mondo di nullo si amata, odiata di tutti e specialmente dell'uomo più ricco e più potente come a mia. Usaccio, usaccio, usaccio amiche, non mi importa niente, ed è per chi su caso ogni importante, non hai amici, non hai un parente, ma porto la paura a tutti quanti, speciali ricchi che avete peccato e che salite all'inferno condannate. E qua il senatore Monte cerca di informarsi se nell'altro mondo si può agire come in questo sporco mondo, che entra a Lazio, pagamento sotto banco, corruzione, e ci dice: dimmi, di cosa saremo giudicati? Quali sono le accuse che mi facete? Se in tanto mondo ci sono avvocati, io, con tutti i soldi che hai, ma io sono sicuro che vinco la lite. E tu lo sai che con le quattrine diventano oneste, magari l'assassine. Hai pezzo di contraste all'ofi, allora lo sai come ha vinto. Ah, hai sammato amico le routine, forse per te sta attorno la ragione, da sopra ci sono l'angeli divini, fanno divisi senza milioni, come gli unici cielo pateranne, casacre giusti spara le bonanne. E allora io non mi agnano da banna, manco se come un passero mi spinne, manco se tu vieni da San Pietro in terra scinne, ci sono malate, ciunche, sciancate e storte, perché non te le pigliette le porte?
Proprio a mia da pigliare. Sì, caro mio, proprio a te voglio, a te proprio da portare. Carmita mica non barrare forte, perché chi parla e chi ti compromette, vestita a festa e chiuditi le porte, e camminare insieme a mia demente. Chiudi l'occhio per sempre e fa coraggio, cani facciamo l'ultimo viaggio. Sì, però tu mamma mi mette in grande disagio, dammelo tempo almeno quando siglio. Siamo allo 30 d'aprile, a mio insumaggio io me ne vengo pure se mi affliggio, ma lasciami almeno queste 15 giorni quando la moglie mia non si frastorna. Già, ma la testa là è proprio dura, ma allora non ti già senta le corna, che voglio dirmi no e la lanterna, e inutile che fai luccire e torna, a qua non ci n'è più nella cisterna, perciò amico mio io ti rassegni, e ti ne viene a dirlo che ti digni. Sì, ma come faccio a lasciare le vigne? Come faccio a lasciare le case, le palazze, queste campagne? Le urnatere mie, false e maligne, si mangiano le butte e le tempagne. Dammelo tempo a meno che assistemo, le cose più importanti, e poi partemo. La testa là ci dura rozza pune, ti risse e ti ripeto, tu sei scemo. Abbraccio e ne nacchiamo, più tempo passa e più li ti facevo, e più che ti ne stupido ti chiamo, perciò è meglio che ci riende, che dopo morto non senti più niente. Inizio che mi sta trattando come se fosse niente, come se fosse una luce vacante. Oh, sogno istruito, sogno intelligente, e tu mi stai trattando di rozzo ignorante, mi stai trattando come un vagabondo e ti senti la padrona del mondo. Di sto momento tu sei niente attorno, proprio niente per chi stai crepando, tuo frate Peppe e tuo frate Raimondo. Sono all'inverno che stanno aspettando, aspettano con tanta pazienza, quando l'aiuto a fare penitenza. E finalmente lui si butta giù il ginocchio, purtroppo non si vede dal cartellone proprio giù la figura, e ci dice: avanti, sogno pronto, mentiamolo in partenza, però sta fanno una grossa mancanza, non hai cuore, non hai coscienza, e in tale casa pigli padronanza. Durante questo viaggio ti sopporto, ma come arrivamo da sopra, mi metto il rapporto. Che ci pare che c'è un generale? Già. Ah, palinsistente fino a dopo morto, ormai finisce di fare lo sperto, senza sentenza l'inverno di porto. Cavo fortuna e lo trovavo aperto, si condannato insieme alle tue frate, e insieme vi scontate dei peccati. E quindi arriva la sua ora, muore quindi nella più bella stanza del palazzo, si prepara la camera ardente, i candelabri, la bara, gli amici che portano i fiori, i parenti che parlano. Maria, ma chi è così se muore senza rendere a nulla? Ma era così giovane, non le pare che norma, Maria che era bene. Ognuno faceva questi discorsi che si fanno in queste case di morte così improvvisa. E lui, che da vivo non aveva creduto a niente, nemmeno dell'aldilà, ora che giustamente, almeno come nella Chiesa Cattolica, noi crediamo nell'aldilà, c'è il paradiso, l'inferno, e si dice che quando si muore c'è l'anima che fuoriesce dal corpo e vaga per alcuni giorni dove l'effimero ci trattiene, i sordi, i casi, cose. Quindi lui ancora là che guarda tutti gli amici,
Oppure ci sono altre religioni, tipo buddisti o induisti, che pensano che dall'ombelico esca questa energia che poi si va a ricongiungere con l'universo, l'infinito, che poi sempre il divino è. E quindi lui, ora che ha visto anche l'aldilà, cerca di fare una morale a tutti gli amici che sono gli anni. Amici, parenti, conoscenti, sentite, mentre canta sta terra siete vive. Date cerco di aiuto a tutte l'affamate, che dopo morto ricompensate siete. Aiutate lo debole, dateci aiuto allo povero offeso, che poi quando morite, venite a paradiso. Stiramma amici che fossi compreso, sto gran duetto lo dichiaro chiuso, lo ricondo all'inferno venne miso. Sopra sta terra fosch che fuso, facite bene mentre siete vive, se no Luciano vi sbrioglia e scrive. Grazie. Complimenti, bravo. Veramente. Complimenti, bravo, bravo. Adesso vediamo da Paolo che cosa ci fa sentire. Una poesia. Posso cominciare? Sì. Allora inizia così. Mi scusi signore, ha visto mia moglie? Lei che cerca? Cerco mia moglie. Dove l'ha lasciata? L'ho lasciata a casa mia, ma non la trovo mai, è sempre in giro. Le do un consiglio. Dica, che consiglio mi dà? Sa, è difficile, ma glielo dico lo stesso. Faccia annuncio sul giornale, se non la trova. Fortunato lei. Cosa? Sì, proprio così. Oggi certe donne non se ne vanno in giro in cerca di fortuna. La donna è come un melodramma maturo. Appena si apre, bisogna mangiarlo. E se lei non lo fa, ci sarà un altro che gli piacerà e se lo mangerà. Mia moglie arriverà a casa quando io dormo, cioè dormirò, lei si addormenta pure, e chi si è visto, si è visto. L'avevo capito che voi due andavate sempre d'accordo, non vi vedete mai? Ha ragione, per andare d'accordo con la propria moglie è meglio che si incontri quando uno dei due dorme e non viene disturbato. Lei deve sapere che io sono la stessa persona che entra in casa in punta di piedi per non disturbarlo. Il melograno maturo se lo può mangiare chi voglio io. Bravo, complimenti, è la prima volta che la prima volta non c'è mai. Bravo. Bellissimo. Complimenti, leggi un altro adesso. No, è perché il tempo è che dovrei leggere un altro però. Come vorrei, come passano i minuti, come passano le ore, ed io sono sola come mai lo sono stata. Come vorrei essere un gabbiano per volare e venire da te dicendoti ti amo. Come vorrei che mi cercassi nella tua mente affollata quando sei sola e pensi ad altro. Più non risplende il sole da quando sei lontano, ogni gioia con te se n'è fuggita. C'è silenzio in ogni luogo, ti cerco e non ti trovo e gli occhi a terra lacrimando basso. Complimenti. Adesso e poi la poesia faccio magari io. Fai quello che vuoi. Senza leggere. Vabbè, una poesia. Signore mia, sentite queste semplici parole che avrei con poesia, con la musa e con lo cuore. Oggi un mondo si sfasciava, è successo in parapiglia, non c'è più educazione, si sciammava la famiglia. Non c'è più la bella lira che arricchia i travagli, ma c'è l'euro un brognone che fa fare tanti sbagli. Non ci sono femminelle che ci tienono all'onore, ma non fanno l'osso e piglia e non c'hanno ciò valore. Per cercare spazi e amore, rizze, brune, bionde e more, fanno vire le cosce quando spiccica lo cuore e passiano vestute con parmetto tessuto quando l'uomo ne esce pazzo. Dicevo, marito fa un cornuto. Pietti fuori per zoma, ce non portano mutande e la donna accatta figli e caprovetta a 70 anni. Ci sono pietre clunate e la carne revetella si ritirano alla brace, giungersi in una parella. Un pomarore c'ho d'anghilo,
o mangiare come a corda, e sto maschio cosa danno, che ce l'aveva sempre morda, e lo faccio vicino a quello che è a dire. Se vuole fare tale, trova femmine usate, di seconda e terza mano, come l'ova, sta pazzata. Tanta grazia per Dio ci non viene calcolata, il matrimonio finisce, ogni ero non passa usata. E così tante picciotte fanno prove e convivenza, se ne bianco lo mulone, a due orna c'è spartenza. Quanto figlio consumato che c'è su, signore mie, tra orecchine e tatuaggi, tra fenucci, purpi e gay. Vita e mondo si sfasciava e campammo in mezzo ai pazzi, ma ci colpa la semenza che ne fate tante razze. Minchia, ora siamo a mezzo alle cinesi, marocchine e americane. Quando prima i nostri figli non sono siciliani. E sentirmi avvenire che ne parlano a così, mon amour, me ne sciazzi. Ok, a lei, buongiorno, messier. E scompare un diatetto di sta terra benedetta, non c'è chiusa benedica, non si porta manca a burretta. Perché un figlio, in questi tempi, nasce turco, biondo o bruno, e figliazza di buttana, sa quant'è che c'è nessuno. E trullallero, lallero, 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 lallero. Vuoi cantare qualche cosa con la chitarra piccolina che poi chiudiamo? Sì. Ah, quante bella mo soggerà, si la mangiarò le ciavoli, 150 riavoli, si la portarà di te. Ah, quante bella mo soggerà, si la mangiarò le ciavoli, 150 riavoli, si la portarà di te. Mo so gira mi disse, oh giovanotto, che va travaglia, e non mi fare padre a mo figlia, e a casa cinci gira le paglia, che può mangiare a madre pura figlia, e mo so gira per lingua fino a serra, che notte e giorno sempre ci travaglia, di lui quartiere so e la capitana, a cuccia a scippia, a cuccia in carcasana, e a quando è bella mo soggerà, si la mangiarò le ciavoli, 150 riavoli, si la portarà di te. A quando è bella mo soggerà, si la mangiarò le ciavoli, 150 riavoli, si la portarà di te. Mo sogliere sciarrina e pitulante, ia vi la funcia come l'io fante, ia ride non si ci può dire niente, ti piglia scuzzettura di abbonente, nella sua casa fa la pagionazza, parranno sempre ci fa scumazza a bozza, e se o parlare ride non ci piace, ti piglia a tempo l'una dietta caveci, a quando è bella mo soggerà, si la mangia ruli ciavoli, 150 riavoli, si la portarà di te. A quando è bella mo soggerà, si la mangia ruli ciavoli, 150 riavoli, si la portarà di te. Ia vi marito no capi vandallo, e zando ca fu miso da sto mondo, nella sua casa è sempre lo pagione, ma solo quando è mezzo alle persone, e mo so dirà per lingua fino a serra, che notte e giorno sempre ci travaglia, di lui guardare il sole la capitana, a cuccia scippia, a cuccia in carcasana, e a quando è bella mo soggerà, si la mangiarò le ciavoli, 150 riavoli, si la portarà di te. A quando è bella mo soggerà, si la mangiarò le ciavoli, 150 riavoli, si la portarà di te. Allora. Ce l'hanno tutti con le suocere. Oh mio Dio. Andiamo con un'altra poesia. Sì, sì. Va bene. Sono solo canzonette. Sono solo canzonette, povere suocere, dai. Meno male che le mie nuore e il mio genero mi vogliono bene. Dai, dai.
dai. Va bene, incominciamo con un'altra poesia. Si intitola La chiave della felicità è nel cuore di chi ama. Alza la voce. La chiave di tutto sta dentro il cassetto e mi domando, ma in quale cassetto bisogna trovarla? La chiave della felicità è dentro il cuore, non dentro il cassetto. Hai visto, nemmeno tu hai fiducia in me, hai ragione, visto che tutti e due cerchiamo la stessa cosa. Io sono chiaro, penso che se ti ama sa dove trovarla. La chiave di tutto non sta dentro il cassetto. A volte vorrei capire se la vita di quello che ci dà, ce la dà perché ci spetta. Fa volte per trovarla, faccio fatica. Dio mio, vorrei incontrarti per chiederti che cosa bisogna fare per trovare quello che si cerca. Mi ricordo bene, una mattina cercavo un po' di fortuna. Speravo di trovarla in un gran supermercato. Un caro amico mio mi disse: che cosa cerchi? Io gli dissi: cerco qualcosa che mi manca. Che cosa se è lecito saperlo? Niente, è meglio che non te lo dica. Di me ti puoi fidare, sono un tuo caro amico. Stai attento, non ti fidare di estranei, sarebbe pericoloso. Sai, anche io un giorno cercavo in cosa mia, una cosa a me molto cara. E che cosa cercavi tu? Niente, meglio che non te lo dica. Io sono in cerca di fortuna. Come hai fatto a saperlo? Anche io cerco la stessa cosa. L'avevo detto che tu mi assomigli in tante cose. Cerchi le stesse cose che cerco io. Sai, mio padre l'ha cercata per tanto tempo e visto che non l'ha trovata, mi disse di continuare a cercarla. E se non la trovo, in futuro la farò cercare ai miei nipoti. Ma la felicità che tu cercavi, qual era? Un cuore che mi ami tanto. Figliolo, se cerchi questo, affida il compito ai tuoi nipoti. Bravo. Allora, la poesia, dai. Grazie. Che curiamo. Se no la regia l'ammazza quella. Allora, angoscia. A coscia? A postissimo. Angoscia. Ah, angoscia, giusto, yeah. A coscia. Sola nel buio della mia stanza, guardo il buio della notte. Sento il fruscio degli alberi per l'insistenza del vento, ascoltando i suoi lamenti incrociandosi con i miei respiri, portandosi via. Io resto sempre lì, sola, con me stessa. La mia immagine è riflessa nello specchio. Accendo l'ultima sigaretta. Mi sento stanca, stanca da morire. Complimenti. Allora, dobbiamo salutare. Dobbiamo salutare qualcuno. Salutiamo. Posso salutare i miei figli. Uno, l'ingegnere Luciano Busacca, che è a Bologna, Fulvio Busacca, che si trova a Bologna, mia figlia che è laureata dall'anno scorso, sta iniziando a lavorare pure, insomma. Tutto posso ritenermi un po' fortunato per quello che c'è adesso, veramente, perché è troppa crisi di lavoro. Cioè. E poi gli amici dell'ANFAS che mi aspettano stasera, perché finisco di qua, devo andare da loro. Vi saluto. Allora tu, che devo salutare? Saluto alla mia famiglia. E gli amici, ma non anche solo la famiglia, dai. Non so, appunto, non solo la famiglia, ma anche gli amici. Gli amici. Va bene. Ciao. Io saluto a tutti i miei nipotini, tutti. Tutti. Sì, i miei figli, i suoi figli, e tutte le amiche mie, e quelli che mi vogliono bene. Allora io
Ringrazio Luciano Cusacca che finalmente mi hai onorato tanto tempo. No, è stato un piacere. È il tempo che ti ho rubato. E saluto un caro amico che mi guarda sempre, è un finanziere. Se vede un cortese, ma non mi saluto mai, ma io ti guardo. Ciao Giuseppe, ma io ti dico ciao Severo, stavolta che mi guardi ti sto salutando. Però devo salutare con tanto affetto quello che hai detto tu, perché la povera gente non può essere abbandonata e buttata in un cassetto, come è scritto nella poesia, ma va aiutata, valorizzata, specie i bambini che oggi stanno attraversando qualcosa di brutto, brutto, brutto. Arrivederci alla prossima volta, Luciano Busacca, concludo con una grazie. Tu sei bella, nica, nica, malanzina, malanzina e arruba cuori. Mi la rubasti a mia stucori, ora lo tieni, ora lo tieni, usa sotto. Rubasti a mia stucori, ora l'uteni, ora l'uteni, usa sotto. Quanto è bella sta curvatura, l'ubietto tonno, l'ubietto tonno e l'uvisa dura. Sogno assai innamorato di lo geni, di lo sangue che mi fai tu. Di dia sogno assai innamorato di lo geni, di lo sangue che mi fai tu. Chi sopetti, chi subetti sti tuoi capiti, l'occhi tuoi colori di mari, mi hanno fatto assai innamorare, come a tia, non ci n'è, mi hanno fatto Abruzza, sti l'Abruzza inzuccherati, l'occhi tuoi colori di mari, mi hanno fatto assai innamorare, di lo genio, di lo santo che mi fai tu. Hanno fatto assai innamorare di lo genio, di lo sangue che mi fai tu. Tu sei bella nica, nica, malanzina, malanzina e arruba cori. Rubasti a mia stucori, ora lo tieni, ora lo tieni, usa sotto. Di contattia a caroncine, filo sangue, filo geni, che mi fai tu. Grazie a tutti.